La politica e i candidati minori abbuiati a favore dei soliti noti, denuncia del Partito Umanista e di scaricare tutto tutti. In 5 giorni l'appello del candidato sindaco del Partito Umanista Gisberto Gallucci a tutti i candidati a non partecipare a incontri pubblici ai quali non siano stati invitati tutti i protagonisti delle amministrative del 25 maggio ha raccolto una sola adesione, quella del candidato di scaricare tutto tutti, Mario Tognocchi. Lamentiamo il fatto che non tutte le liste hanno la stessa possibilità di portare le proprie proposte alla visione di tutti i cittadini e di tutti gli elettori. Questo discrimina non solo le liste che non accedono a dibattiti pubblici, ma censura anche la possibilità degli elettori di avere la giusta comunicazione di tutte quelle che sono le proposte, quindi la possibilità di scegliere liberamente chi votare. Il Partito Umanista e scaricare tutto tutti chiedono pari dignità, pari visibilità, pari opportunità. Per noi è fondamentale garantire la libertà di scelta a tutti, quindi solo facendo conoscere le opinioni di tutti i candidati può essere salvaguardata la libertà di scelta di ognuno. A indignare il candidato sindaco Gallucci e la lista scaricare tutto tutti è l'appuntamento di stasera, organizzato da Agesci all'Istituto Buzzi con 3 soli candidati. Per noi questo è grave perché? Perché ai ragazzi gli dovrebbe essere insegnata come dovrebbe essere, come dovrebbe funzionare la democrazia, non fare campagna elettorale all'interno di una scuola. Il candidato sindaco di scaricare tutto tutti, Mario Tognocchi, ha scritto a Agesci per lamentarsi del mancato invito e stasera si presenterà ugualmente al Buzzi e esporrà un cartello con su scritto: ragazzi e ragazze, ribellatevi alle truppe di occupazione, io sono candidato sindaco e non mi fanno parlare. Fa polemica anche Riccardo Bini, candidato sindaco di Città Forte, che non ci sta ad essere tra gli esclusi del dibattito che si terrà il 20 maggio alla Camera di Commercio, organizzato da Rete Imprese. Incomprensibile la scelta di invitare solo cenni e biffoni, commenta. Propongo un confronto aperto alla città tra i candidati ritenuti minori.